filmato in partenza, ma non c'è sto filmando, che cucchi. Ma magari anche un minuto. Siamo alla seconda domenica del mese, c'è questo appuntamento ormai diventato nell'ottica, perché vedo che la piazza vi supporta, nel senso che tutti i negozi intorno sono aperti, ma ci dite le motivazioni di questa, è un evento, è una manifestazione, devo comprare qualcosa, che cosa devo guardare? Indirizziamo gli occhi dei consumatori di Positano News su il mercato della terra della Corsiera Sorrentina. Allora, i mercati della terra sono un progetto internazionale di Slow Food e sono presenti all'estero, a Tel Aviv, in Messico, in Italia, a Torino, a Milano. Quello più a sud era fino ad oggi a Ciampino. Da settembre invece siamo riusciti ad ottenere il primo mercato della terra nel sud Italia. Ma che cosa vuole essere? Prodotti a chilometro zero, prodotti non Noi non utilizziamo il termine chilometri zero. I mercati della terra sono non un mercato qualunque, questo è lo slogan, bensì sono un evento che serve a rimettere in collegamento quelli che sono i produttori di prossimità della nostra agricoltura con i cittadini. Cioè noi veniamo come cittadini all'interno di questi mercati innanzitutto per conoscere chi produce quei prodotti che tra l'altro non si trovano più nella grande distribuzione. Abbiamo le sorbe, i fagioli butirri, i fagioli suscielli, questo solo per citarne alcuni, ma anche il pane fatto con i grani antichi, oggi sono presenti qua, cioè è presente una comunità del cibo di Terra Madre e di Benevento. Loro hanno recuperato in pratica questi grani antichi sul loro territorio e hanno creato una piccolissima filiera, lo trasformano tutto, quindi fanno le farine, fanno il pane, in pratica con la pasta madre, infatti c'è anche lo spaccio di lievito madre, che voglio dire. Questo trova supporto nella idea internazionale di non focalizzare le attenzioni su pochi elementi, vale a dire una sola razza di banana, una sola ibridazione di fagioli, quindi da qui nasce questo allargamento delle vedute con le farine. Ma non è che un pane diverso fatto con altri grani poi succede che costi il doppio di quello normale. Allora, lo diciamo chiaramente al nostro pubblico che non c'è speculazione economica. Ok, mi fa piacere che ha fatto questa domanda, perché noi in pratica abbiamo l'unico nostro strumento di educazione al cibo che sono gli scaffali dei supermercati. Noi non siamo assolutamente contro la filiera della grande distribuzione. Infatti, vogliamo ci poniamo in alternativa, ci poniamo a soccorrere, tra virgolette, celiaci o chi fa uso e consumo di verdure particolari per allargare gli orizzonti. Allora, noi vogliamo illuminare quell'altra zona del giardino che fino ad oggi ovviamente rimane oscura. Era vista come erbacce. Perché quelle erbacce alcune le possiamo mangiare. Sono biodiversità, esatto, la maggior parte dei visti. Che volevo dire? In pratica il nostro unico insegnante del prezzo dei prodotti è lo scaffale della grande distribuzione. Quei prodotti molto spesso ci educano a un prezzo troppo basso, eccessivamente basso, che sono il prodotto di un'agricoltura industriale. Noi siamo per un prezzo giusto, mai per un cibo d'élite, mai un cibo di nicchia. La qualità deve essere per tutti. I mercati della terra ci permettono però di rieducarci a quelli che sono dei prodotti e la biodiversità dei prodotti che noi abbiamo e che stiamo perdendo, e anche al loro prezzo. Un esempio che porto sempre: un piatto di pasta e fagioli fatti con dei fagioli, i butirri che abbiamo noi qua a Bichequenzi, i suscilli che abbiamo a Castellammare, vanno per esempio 8 euro al chilo, una migliore pasta di Gragnano artigianale, un prezzo il più alto che conosco, 4,50 euro al chilo, un olio extravergine di oliva, 10 euro al chilo, sembrano prezzi alti. Nel momento in cui facciamo il calcolo di quanto costa un piatto di pasta e fagioli, non a caso un piatto così, che è un piatto completo come fosse un piatto di carne, perché è ricco di tutti gli aminoacidi, certo, costa 80-90 centesimi una porzione. Quindi noi dobbiamo fare una spesa consapevole, una spesa con la testa. Dobbiamo essere attenti alla tasca e essere attenti a conoscere di più. Di sicuro qua non troverò mai prodotti oggi. No, assolutamente no. I mercati della terra seguono un disciplinare. Vuole essere così gentile, signor Paolo, da accompagnarci nei banchetti più particolari? No.